Allora, buon pomeriggio, mister. Siamo arrivati a questa ultima sfida di campionato. Domani a Vibo Valentia, in questo derby, c'è un po' dell'amicizia, no? Con la Vibonese retrocessa e un Catanzaro che a questo punto deve vincere per ottenere matematicamente la seconda posizione, e lo farà di fronte a un pubblico, insomma, abbastanza numeroso che viene da Catanzaro. Ma io non penso che lo dobbiamo impostare in questo modo, nel senso che è una partita per noi di importanza straordinaria, perché comunque ci dà la possibilità di consolidare il secondo posto e quindi per noi è una partita da prendere con grande concentrazione, con grande attenzione, perché poi troviamo una squadra che sicuramente ha avuto delle delusioni quest'anno, ma che sicuramente con una partita, soprattutto contro il Catanzaro, avrà la voglia di far bella figura e quindi di conseguenza noi questo ce lo dobbiamo aspettare, dobbiamo andare lì col piglio giusto, con la carica nervosa giusta per cercare di diciamo, evidenziare le nostre qualità e le nostre forze. Mister, è bilancio di una settimana che tutto sommato ritengo sia andata in maniera tranquilla, poche parole, molti fatti, quello che lei ha sempre chiesto alla squadra. Che bilancio fa di questa settimana di lavoro? Ma sai, venivamo da una partita contro il Campobasso dove era importante vincere e ci siamo soffermati molto su alcuni aspetti che magari non sono stati perfetti, perché al di là del risultato, io ho sempre detto, il risultato è sempre figlio di episodi, di situazioni, però la cosa che conta tantissimo è sempre la prestazione di squadra. Potevamo fare qualcosa in meglio col Campobasso e l'abbiamo evidenziato, ci abbiamo lavorato sopra. La squadra è stata molto molto ricettiva sotto questo aspetto qua. E poi è chiaro che abbiamo evidenziato molto l'importanza di questa partita contro la Vibonese, che sulla carta sembra una partita facile, mentre invece ce la dobbiamo andare a sudare, dobbiamo veramente mettere in campo tutte le forze che abbiamo. Però il Bonese, mister, è una squadra che sin dal 1º agosto scorso col Catanzaro in questa stagione ha sempre pareggiato, quindi qualche difficoltà al Catanzaro l'ha creata, così come all'andata in un finale tra espulsione di Vasquez, Martinelli e Carlini, per cui c'è da fare attenzione in ogni caso. Sì, perché è proprio un derby e chiaramente nei derby nulla è scontato. E noi abbiamo rischiato di perderla quella partita, c'è stata una grande invenzione di Carlini che ci ha salvato e quindi di conseguenza abbiamo sviscerato tutte queste situazioni qui, sperando che riusciamo a essere incisivi, a essere concreti, a fare una prestazione di alto livello. Sì, a proposito di Carlini, ci sarà, ci può essere, Fazio, un po' che discorso c'è a livello di acciaccati? Allora, Fazio è rientrato, si è allenato quasi tutta la settimana con la squadra, quindi ci sarà. Abbiamo avuto qualche problema con Rolando che ha saltato 3-4 allenamenti, si è allenato solo oggi con la squadra. E poi è chiaro che abbiamo gli squalificati che chiaramente non sono della partita. E per il resto tutto ok. Allora, mister, gli squalificati, ricordiamo, Biasci, Martinelli e Scognamello. Bisogna aggiungere, almeno dal nostro punto di vista, noi abbiamo cercato di fare un po' questa analisi in settimana per capire più o meno quali sono le sue intenzioni, se si può sbilanciare il fatto che in difesa ci siano Vasquez, Verna e Van de Putte. Lei rischierà? Li farà giocare? Questo è un quesito che ci abbiamo ragionato molto durante la settimana, perché chiaramente poi si corre il rischio. Biasci, per esempio, ha preso un'ammonizione domenica col Campobasso non voluta, perché purtroppo capita, non aveva visto l'avversario che gli arrivava, ha alzato il piede e quindi ha preso questa ammonizione che gli è costato, diciamo, la squalifica. Però è chiaro che l'importanza di questa partita è molto alta, perché per noi il risultato
chiaramente viene prima di qualsiasi altra cosa, perché è come se supereresti un turno di playoff, quindi di conseguenza non possiamo assolutamente regalare niente. Qualche situazione la possiamo gestire, però è chiaro che poi, per esempio, il reparto offensivo lo dobbiamo potenziare e anche lì ci sono meno rischi di magari di prendere qualche ammunizione, però magari qualcuno lo possiamo tenere in panchina dei diffidati, però se eventualmente ci sarà bisogno, insomma, possiamo farlo entrare. È un qualche cosa che abbiamo ragionato tanto, però dobbiamo gestirla in questo modo. Cosa chiederà? Più possesso palla o più profondità domani? E mi vengono in mente un po' due partite ultime, anche se il risultato è stato ovviamente diverso, Monterosi e Campobasso, erano due gare in casa. Io per assurdo ho ragionato in questo modo, nel senso che quando si ha l'ultima partita di campionato, quando si ha una squadra che è retrocessa, si corre il rischio di abbassare le attenzioni sulla fase difensiva. Abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto qua, cercare di concedere poco, cercando di mantenere bene il campo, cercando di aggredire sempre la palla, insomma. Abbiamo lavorato sotto questo aspetto qui e poi è chiaro che abbiamo fatto altre cose che non diciamo per cercare di avere delle situazioni positive per noi, però dobbiamo chiaramente, abbiamo rinforzato tutto ciò che ci fa squadra, capito? E quindi tutti gli obiettivi della squadra l'abbiamo ripresi tutti questa settimana proprio per dare attenzione sulle cose che dobbiamo fare in campo e che lo dobbiamo fare bene. Allora, al di là del risultato purtroppo per la Vibonese della retrocessione in questo campionato, che squadra è la Vibonese e come secondo lei affronterà questa partita domani? Ma guarda, loro secondo me sono entrati in una situazione di classifica complicata e di conseguenza lì non è facile mai venirne fuori. E la squadra individualmente non è nemmeno male, perché comunque io là conosco bene Corsi, Curiale che l'abbiamo avuto qua, ma poi ci sono anche dei ragazzi Spinalli davanti, che ci sono tanti ragazzi anche a centrocampo molto molto validi, però è chiaro che poi nel momento in cui non fai risultato ti vengono a mancare delle sicurezze, delle certezze, e di conseguenza poi sono entrati ultimi in classifica e dopo secondo me hanno fatto fatica sotto questo aspetto qui, però dobbiamo comunque considerarli di alto livello. Grande pubblico domani, giunge da Catanzaro, circa 1500 tifosi, grande supporto per voi. Ma questo io, questo è un qualche cosa di troppo importante, infatti anche per questo è importante tirar fuori una prestazione di qualità, di livello e soprattutto di sostanza, perché la gente che viene a vedere la partita si appassiona nel momento in cui vede la squadra lottare, correre e soprattutto quella che piace alla gente vedere una squadra che mette in mostra le qualità tecniche, le qualità tattiche della squadra. Io spero domani che diciamo ci sia uno bello spettacolo di sport, perché per me Catanzaro deve capire che oltre al risultato, che è la base, ma è importante anche che si crei spettacolo, che la gente si diverta allo stadio, e quindi queste sono le occasioni giuste per cercare di fare le cose fatte bene. È 1500 in trasferta, in una gara ovviamente molto importante, e in casa probabilmente è mancato un po' di pubblico. Ma guarda, io quando sono arrivato a Catanzaro, la cosa che ho detto era: per me Catanzaro è una piazza importante, importantissima, che deve sicuramente ambire a categorie superiori, proprio per il tipo di pubblico, di tifo che c'è, che ha. È chiaro che un po' ci dobbiamo mettere del nostro, perché dobbiamo essere sempre all'altezza della situazione. Però la squadra, cioè, io ho capito anche che molte volte il pubblico di Catanzaro
vuole sempre diciamo avere un obiettivo alto, ed è una cosa giusta, non è sbagliata, però secondo me le cose vanno fatte pian pianino, con soprattutto guardare in questo momento qua se la squadra gioca bene o gioca male, e cercare di appassionarsi molto a questa squadra, perché poi la passione del pubblico viene trasmessa sicuramente alla squadra, ed è la forza poi di una squadra, perché Catanzaro si può avere veramente il 12° uomo in campo. Mister, abbiamo visto che è presente lo stato maggiore sia della società che della proprietà, ci cioè sono entrambi due direttori e due dei fratelli Noto, segno che insomma la proprietà è vicina alla società, la società è vicina alla squadra, è un tutt'uno, con la speranza che domani si ritorna con questi 3 punti che valgono la certezza matematica del secondo posto. Allora, questo dimostra quello che pensavo prima di arrivare e poi che ho constatato nel momento in cui sono venuto a Catanzaro. La società è all'altezza della situazione, la società è una società di, diciamo, secondo me una delle prime in Lega Pro, e quindi di conseguenza meritano tanto. Questo, con la presenza di oggi, è sicuramente proprio perché ci tengono tantissimo a questa partita, i giocatori sicuramente lo hanno avvertito la loro presenza, e tutto insomma ci fa ben sperare per fare una buona partita domani.